Si è conclusa domenica 25 agosto ai Giardini di Carpani la Festa di Liberazione, organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista. 3 giorni in cui si è parlato di pace, lavoro, libertà, trasporti, politica, il tutto accompagnato da musica e da buoni piatti della tradizione. Chiaro che il tema centrale in questo momento è la pace, visto quello che sta succedendo ancora una volta, per carità, da tanti anni, ma insomma ora con le tragedie che si stanno vivendo sia in Ucraina sia soprattutto in Palestina. Il dibattito di ieri sera ha dimostrato, per partecipazione e per qualità degli interventi, che è il tema veramente più sentito in questo momento anche dalla popolazione, cosa che forse a volte passa un po' sottotono. In realtà la popolazione è molto interessata al tema della pace, lo vive profondamente, quindi pensiamo di aver centrato un argomento molto sentito. Sabato sera è stato il momento del dibattito sulla mobilità e sulla continuità territoriale. Con la fase anche lì che stiamo attraversando del momento di rinnovo delle concessioni e così via, pensavamo fosse un tema centrale. Non a caso è invitato anche Semeraro, perché la questione sanità, che il nostro partito ha affrontato molto recentemente in un incontro pubblico preelettorale e così via, però è molto legata al diritto alla mobilità e all'efficienza dei nostri trasporti. L'ultima sera, domenica 25 agosto, un dibattito aperto sul futuro della sinistra urbana. Crediamo che comunque in un periodo post-elettorale, dove forse alcune tensioni possono ormai essere scemate, si possa riaprire un dibattito su cosa può essere il futuro della sinistra urbana.